sedie mi devo alzare, ma c'è un sacco da pittare, per montare o assemblare, per dipingere e giocare, un altro mutuo devo fare, ogni uscita che disastro, mille pezzi, un altro nastro, pochi soldi, tanto amore, è la vita del pittore, siamo modellisti galattici, leading the hobby style, pure un corso ho pagato, alla gara sono andato, e nessuno mi ha cagato, un pennello serie 7, quattro amici, due birrette, le serate sono perfette, l'amorosa non fa caso, guarda male, storce il naso, ho comprato il caro caccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living the hobby style. Storce il naso, ho comprato carbaccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living the hobby's life, siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, ho un annuncio importantissimo da farvi, perché dovete sapere che nei giorni scorsi mi è stato recapitato un pacchettino da parte dei nostri amici della PvP Gix. E ovviamente il pacchettino è arrivato, lo potete vedere in questo video, ma non potevo esimermi da farvi un piccolo video dove vi racconto quello che c'è dentro, e quindi venite con me e scopriremo insieme che cosa ci hanno mandato, perché potrebbe essere l'inizio di una nuova grande avventura modellistica. Bene ragazzi, quindi non ci resta che aprire la scatola e dentro scopriamo che i nostri amici della PvC Geek ci hanno mandato in anteprima il loro gioco che si chiama Sky Tears, il primo gioco di carte e miniature ispirato ai videogiochi MOBA per la serie, non so se avete presente, League of Legends, quindi dove potrete impersonare un possente eroe che alla guida dei propri minions attacca la base nemica nel tentativo di conquistare l'intera plancia di gioco. E i nostri amici non ci hanno solo mandato la scatola base con le quattro fazioni del gioco, ma ci hanno mandato anche due box di espansione. Il primo, i terribili monaci guerrieri del dio del fuoco del clan Kurumo, e dall'altra parte gli adoratori della giungla, delle divinità della giungla, del terribile clan Tolot, che sono due delle quattro fazioni del gioco che si battaglieranno per la conquista e il predominio del campo di battaglia. Ovviamente a questo punto vi starete chiedendo di che cosa parla questo gioco, e potevamo lasciarvi mai con la curiosità di non vedere, di non sapere neppure quello che c'è all'interno della scatola base? Ovviamente no, quindi continuate a vedere questo video perché entriamo ad aprire la scatola base di Sky Tears. Prima di aprirla vediamo un po' cosa c'è dentro. All'interno di questa scatola troverete ben 25 miniature già assemblate, quindi non dovrete impazzire a montarli con pezzi che non combaciano, già preassemblate, pronte per essere colorate, che poi è quello che faremo noi ragazzi della Guida Galattica per Modellisti nei prossimi video. Avremo due miniature per ognuno dei rappresentanti delle quattro fazioni che si sfidano in combattimento. Avremo tutti i minions necessari per guidare in battaglia le quattro fazioni del gioco, e avremo il terribile Outsider, una creatura di pura energia che domina, è la creatura più potente sul campo di battaglia di Sky Tears. Ovviamente il gioco è un gioco adatto da 2 a 4 giocatori che possono combattere anche battaglie contemporanee su una mappa che appunto ricalca quelle dei giochi MOBA classici come appunto League of Legends. E quello che i ragazzi della PvP Geek mi hanno assicurato, ci hanno assicurato, è che per questo gioco non sono necessarie dadi. Quindi sarà soltanto la vostra strategia
e la vostra capacità di creare l'eroe perfetto e la strategia perfetta a farvi prevalere o a condannarvi alla sconfitta sui campi di battaglia di Sky Tears. Quindi, senza frapporre ulteriore indugio, apriamo la scatola e vediamo quello che c'è dentro. Molto bene, siamo pronti per aprire la scatola. Allora, al suo interno la prima cosa che troviamo è il regolamento di ben 23 pagine che ci catapulterà alla guida degli eserciti, degli eroi che si danno battaglia sul mondo di Olanta. E la prima cosa che vediamo è la descrizione delle quattro fazioni che potremo, di cui potremo assumere il controllo per la vittoria o la sconfitta all'interno di Sky Tear. Quindi, come avevo già detto, abbiamo il clan Kurumo, delegato al dio del fuoco, abbiamo il dio Taulot, più introverso e misterioso delle quattro divinità regnanti su questa mappa, il dio Nupten, il primo dio a insegnare ai suoi adepti a manipolare Sky Tear, quindi ha creato la prima razza di esseri superiori, e da ultimo il dio Liotan, che basa la sua capacità di espansione sul mutaforma, quindi i suoi guerrieri sono in grado di assumere le sembianze degli animali che popolano la regione di Sky Tear. Ovviamente, dopo, all'interno del regolamento sono contenute tutte le regole di base che vi consentiranno di poter giocare e di poter assemblare il vostro mazzo di carte miglioria o di carte equipaggiamenti, in modo da rendere ognuna delle partite che affronterete sui tavoli da gioco unica e irripetibile. Dopodiché abbiamo tutti i vari segnalini di una qualità, devo dire, molto, molto curata, perché il cartoncino è abbastanza spesso. Il tabellone di gioco, vedete, un bel tabellone double phase per potervi permettere di avere due campi di battaglia all'interno dei quali cimentarvi nelle vostre strategie. Campo di battaglia anche bello grande, di una bella qualità. E per ultimi, le miniature. Miniature che, appunto, come potete vedere, sono due eroi per fazione, un eroe maschile e un eroe femminile per ogni fazione, il terribile outsider, i minion per ogni fazione in gioco e i due mazzi di carte che vi consentiranno di creare un mazzo unico e originale ogni qualvolta voi vogliate mettervi, cimentarvi in una partita a Sky Tear. Adesso però, prima di raccontarvi il perché di questo video, dobbiamo vedere la parte fondamentale di questo gioco, ossia i modellini, e soprattutto dobbiamo capire quale di questi modellini saranno guidati in battaglia da ognuno dei membri della Guida Galattica per modellisti. Molto bene ragazzi, quindi dopo aver aperto la scatola e aver estratto i modellini possiamo vederli un pochino più da vicino. Io qui ho raccolto un minion per ognuna delle quattro fazioni e, come potete vedere, anche se sono più piccolini hanno comunque un ottimo livello di scultura. La scultura è molto bella, si presta a varie tecniche e i vari eroi, devo essere sincero, sono tutti molto ben caratterizzati e molto ben pensati, quindi ogni eroe, ripeto, ha la sua variante maschile e femminile e in realtà ognuno di loro è in grado di influenzare attraverso delle carte speciali o attraverso dei poteri unici l'intero andamento di una partita. Sono tutti molto belli e riflettono appunto la divinità alla quale sono associati, ad esempio i guerrieri del clan Kurumo, che sono questa bellissima veggente armata di falce, che è un pezzo, devo dire, uno tra i miei preferiti, e quest'altro guerriero ninja è molto ben caratterizzato, mentre appunto i guerrieri del clan Liotan hanno appunto la loro capacità, la loro caratteristica di essere dei mutaforme, quindi sono rappresentati nelle loro fattezze anche più bestiali. Da ultimo, l'outsider, ossia la creatura di pura energia più potente che è possibile trovare sul campo di battaglia, che ovviamente potrà essere, al ricorrere di particolari condizioni, controllata e scatenata contro i vostri avversari, ovviamente prima che lo facciano loro nei vostri confronti. E devo dire che questi modelli riescono molto bene a rappresentare l'idea del possente eroe alla guida dei minion che tante volte abbiamo visto sui giochi da computer, che per la prima volta possiamo, attraverso un sistema di bilanciamento di carte e modellini, portare in un board game.
Quindi è un'attività, sicuramente un'esperienza molto bella da fare. Io sono già innamorato di una di queste fazioni, però non vi dico ancora quale sarà la fazione che vorrò provare a guidare in battaglia. E quindi a questo punto non mi resta che raccontarvi il perché stiamo facendo questo video unboxing di questa nuova scatola, perché ovviamente nasconde una novità molto molto interessante. Quindi, adesso che abbiamo visto il contenuto dell'intera scatola e i modellini che ne fanno parte, non mi rimane altro da fare che invitarvi a seguire i successivi video della Guida Galattica per Modellisti, perché in collaborazione con i ragazzi della PvP Geek inizieremo una serie di video che vedranno i membri della Guida Galattica per Modellisti cimentarsi nella pittura di una delle quattro fazioni di Skytear, e che inizieremo ad inaugurare una serie di video dedicati appunto al gioco da tavolo, perché proveremo insieme a voi, per voi in anteprima, i passaggi fondamentali di questo gioco, le dinamiche della costruzione di un mazzo, le partite all'interno del campo di battaglia tra i ragazzi della Guida Galattica per Modellisti. Quindi io, Maximo, Doc Nico e il nostro carissimo amico Huge ci cimenteremo nella creazione di una di queste quattro fazioni. Sta a voi ovviamente indovinare quale. Vi dico soltanto che la mia è la più arrogante di tutte, quindi sicuramente avrete già capito di quale fazione si tratta. E prima di lasciarvi, non mi resta che invitarvi a visionare il sito www.playskytear.com, dove troverete tutte le informazioni utili alla guida, al background del gioco, alla creazione dei vostri mazzi. Troverete degli esempi, dei video di partite già fatte che vi potranno essere sicuramente utili per approcciare a questo gioco. E ovviamente non vi resta che seguire gli altri video della Guida Galattica per Modellisti, dove insieme a voi intraprenderemo questo lungo viaggio nel misterioso e affascinante mondo di Olantà. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata! Siamo modellisti galattici, living the hobby's life. Siamo modellisti galattici.